si gira. In questo momento ci troviamo qui al campus estivo che è partito il 21 giugno, in cui sono coinvolti circa 40 bambini. Zoe, 8 anni. Andrea, 9 anni. È bellissimo, mi diverto. Ho un sacco di amici e mi piace stare con Valentina a fare tanti viaggi immaginari. E facciamo un sacco di cose divertenti. È davvero meraviglioso il campus. A me piace tantissimo perché ci sono, posso conoscere nuovi amici e mi diverto anche moltissimo perché posso fare un sacco di cose. Io sarei stato tutto il tempo a casa, probabilmente. Avrei giocato da solo. Sia io che mia figlia siamo stati molto convinti, al di là, come dicevo, della gratuità di questo campus, del fatto che qua ritroviamo quello che cerchiamo. È un personale di qualità, competente, riescono a far uscire fuori il meglio di ciascun bambino, le potenzialità e anche le caratteristiche di ciascun bambino. Un altro aspetto bellissimo di questo campus è che viene posta molta attenzione alla socializzazione tra i bambini e all'inclusione, una parola forse oggi abusata, io ne sento parlare ovunque, anche nella scuola. Però non è facile poi in effetti garantire questa inclusione e in questo campus invece ciò viene fatto. Mi piace moltissimo i laboratori di arte che fanno, i laboratori di danza, i laboratori anche di teatro che forse sono quelli più apprezzati dai bambini perché tramite la narrazione e il racconto riescono a interiorizzare diversi messaggi che si vogliono veicolare attraverso questa modalità artistica, chiamiamola così. Questo campus risulta particolarmente necessario, oserei dire, in questo momento e in questo territorio, perché che noi sappiamo non esistono in questo momento altri servizi del genere in grado di accogliere per tutta la mattina, dal lunedì al venerdì, i bambini in uno spazio sicuro, in uno spazio che comprende una sala all'interno, ma anche e soprattutto un giardino in cui questi bambini possono anche recuperare un po' la socialità e anche il contatto con la natura. L'unica cosa che penso è viva!